Allora, voglio dirvi una cosa. Insalata di quinoa. Per me era impensabile avere un fisico che mi piacesse. Amore. Sì? Che c'è? Vuoi coccole? È in piedi. Quando l'una fa così e ciuccia, è come quando si ricorda di quando ciucciava dalla mamma. E a quanto pare le è rimasto, però con questa veemenza. Cioè, è in piedi. Luna. Ma. Vuoi salire? Sali. Ma quanto ti voglio bene. Sono stata un po' presa da dei commenti che ho ricevuto sotto uno dei miei ultimi post su Instagram, commenti negativi e allora non è che io non accetto le critiche, anzi io le accetto e penso che siano utili per capire il punto di vista altrui, quindi se fatte nei termini adeguati, quindi non insulti, io le accetto e sono felicissima di riceverle, solo che ci rimango male, c'è poco da dire, ci rimango male perché spesso mi viene detto che un mio comportamento, un mio post, un mio contenuto ha avuto un impatto negativo su una persona, ha fatto stare male qualcuno e siccome io sono qui a condividere la mia vita, la mia esperienza, proprio per fare l'opposto. Per aiutare gli altri è una cosa che mi colpisce molto. Allora, voglio dirvi una cosa. Praticamente io vengo da un passato dove vedevo tutto bianco e nero. Per me era impensabile pensare di avere un bel fisico che mi piacesse in termini estetici, perché non è inutile che ci prendiamo in giro, cioè ci si allena sì per la performance, ma anche per l'estetica. E indubbiamente nel passato ero molto più focalizzata sull'aspetto fisico di adesso. Comunque, per me era impensabile avere un fisico che mi piacesse e allo stesso tempo pensare di riuscire a mangiare senza pensieri. Per me queste due cose erano incompatibili. Adesso invece, data la mia esperienza, dato il mio percorso, eccetera, posso invece dire totalmente il contrario. Per me, e questa per me è la realizzazione più bella che voglio assolutamente condividere, è che è possibile avere un fisico forte, è possibile sollevarsi sulle mani, è possibile piegarsi, è possibile reggersi, è possibile vivere la vita con energia e allo stesso tempo mangiare senza pensieri, mangiare quando si vuole, ciò che si vuole, qualunque cosa. Scusate se interrompo, ma sono in fase di editing di questo video e mi sono accorta che ho preso una tangente dove dico delle cose dove posso nuovamente essere fraintesa. Per arrivare al sodo del discorso, l'obiettivo è quello di raggiungere una forma mentis dove ci si apprezza a prescindere dal proprio aspetto fisico. Quello che mi è stato detto è: sì, tu ti apprezzi perché hai gli addominali. No, io mi apprezzo perché sono una ragazza intelligente che ha voglia di fare, che ha voglia di esplorare il mondo, che non si ferma mai, che ha voglia di scoprire nuove cose e soprattutto sono modesta, però ci sta, cioè questa è la mia personalità, basta, mi apprezzo per la persona che sono. E il fatto di avere gli addominali non è una cosa che mi è arrivata, è una cosa che io desidero. Io mi alleno anche per avere un determinato aspetto fisico che a me piace. Ma avere gli addominali non è una cosa che piace a tutti, giustamente. Cioè, ognuno ha i propri canoni di bellezza ed è giusto così. Cioè, non dobbiamo stereotiparci, non dobbiamo legare il benessere a un determinato aspetto fisico. L'importante è che raggiungiamo questa forma mentis in cui noi abbiamo stima di noi stessi, ci piacciamo fisicamente indipendentemente dalla nostra forma e personalmente per me è una cosa molto importante, riusciamo a farlo essendo liberi da pensieri malati e ossessivi verso il cibo.
Quindi quello che io cerco di fare, e cosa che io quando vedevo solo bianco o nero non riuscivo a comprendere, è che esiste la via di mezzo, esiste il grigio. Punto. Se io non riesco a trasmettere questo, perché quando guardate i miei contenuti vi infastidisco, non vi piace ciò che pubblico, eccetera, ragazzi, non seguitemi perché io non sono qui per fare del male, c'è già abbastanza male nel mondo, quindi. Se venite sul mio profilo, io vorrei che trovaste un po' di serenità, un po' di spensieratezza. Se vi peggioro la vostra situazione, non ascoltatemi, è controproducente per voi e per me che mi sento addosso dei pesi che non mi merito. Basta, ecco, ora ce l'ho fatta forse. Basta. Spero di essere stata chiara. Io adesso sono qui, nonostante sia un po' bigio, ma guardate che spazio che ho trovato, cioè sono 2 mesi che sono qua e mi sono sempre allenata in quella striscia lì dove ho fatto tutti i video, che è anche in pendenza e quindi con le verticali ho sempre sofferto, invece qua è bello piano, bello figo, quindi tempo permettendo mi metto a fare un po' di esercizi. Ah già, perché non vi avevo più aggiornato, ma se mi seguite su Instagram l'avrete anche visto, ragazzi, sto incominciando a tenere veramente la verticale. Pranzo di oggi con insalata di quinoa, zucca, che non ho ben capito se è castagnosa o meno, perché facendola in padella non si capisce molto, ma l'ho fatta saltata in padella con della cipolla, feta e rucola, quindi un mix tra dolce, un po' salato della feta, un po' acido della rucola, top, buonissimo, secondo me questa è una delle combinazioni più buone e io lo adoro, zucca e feta o zucca e uovo. Mi metti Beautiful? Voi sapete che io sono molto sincera, a volte anche troppo, e non per fare la lurida, ma da quando sono qui in quarantena, o meglio, dalla quarantena, ho ridotto il mio lavaggio capelli di molto, tipo a 1/2 volte la settimana, perché ogni volta mi alleno e ho una scusa per non lavarli, finché non arrivano in un momento in cui praticamente camminano da soli e quindi decido di lavarli. Ora è giunto il momento. No, invece le docce tipo del corpo le faccio ogni giorno perché mi alleno ogni giorno, quindi insomma mi lavo, non puzzo. E nulla, sì, avete visto questo che è lo shampoo e balsamo più il trattamento, cioè una schifezza praticamente, ma l'ha presa Jimmy al supermercato quando gli avevo chiesto i prodotti bio, mi ha guardato come per dire tu sei scema e io. Era ancora l'inizio, si sperava si stesse qui tipo un mese, invece siamo qui ormai da quasi 3. Ma va bene, niente. Ok, ora piove. Sì, sono venuta fuori, ma in realtà sto entrando in garage perché, cosa ve la faccio vedere? Qui è stata creata una specie di camera doccia, bagno secondario. E io vengo qua perché l'acqua arriva calda subito in quanto c'è la caldaia e è abbastanza protetto e caldo. Non so, mi piace perché comunque nel bagno abbiamo la vasca e fare la doccia nella vasca non mi piace proprio. Comunque, ragazzi, questo ve lo devo dire. Io non vedo davvero l'ora di andare a Milano, fare il trasloco e farvi vedere la nuova casa. Allora, non è niente di che, cioè è piccolina, molto piccola la cucina, insomma, ha delle limitazioni, però, cioè, non vedo l'ora di fare il trasloco, cambiare casa, cambiare ambiente.
A me fare i traslochi eccita tantissimo, sarà che sono cresciuta a pane traslochi e nulla, quindi adesso sto pensando a tutte le cose che farò. Bene, intanto faccio la doccia e lavo questa matassa. Cioè, parliamone. Vedete tipo stanno su adesso, ok? Che belli i miei capelli bisunti. Mi lavo, ciao! Lavaggio dei capelli della settimana fatto! E PS, giusto per farvi capire la solitudine in cui viviamo, io sono appena uscita dalla doccia, nuda praticamente, non si vede niente, e sto col garage aperto che dà sulla strada. Tanto non passa nessuno, mai. Sta bene, ora passa qualcuno e sbircia dentro. Niente da vedere tanto. Stasera per cena pollo per entrambi. Poi qui c'è della polenta istantanea, facilissima, basta versarci sopra acqua bollente, ma io sono riuscita a farla con i grumi, dettagli. Cavolfiore speziato con curcuma, del parmigiano e passata di pomodoro. Mischiamo tutto praticamente nel piatto e viene una cosa super cremosa. Luna formaggina.